di studiare, di mangiare e di dormire. Ragazzi, abbattiamo le mani, dai, che è bravissima prima, eh! Io posso essere bianco, giallo o nero, io sono sempre un bimbo vero. La salute non devi tralasciare e non solo quella personale. La violenza mi fa male, il tuo gioco così non vale. Le parole sono così importanti, possono essere così pesanti. Non mi toccare con veemenza, io non ho ancora coscienza. Ho diritto ad una vita sana, ad essere amato e coccolato, a crescere non viziato, con stima, autonomia e una mamma tutta mia. Ho diritto alla mia famiglia, che non vada in guerriglia. Una mamma e un papà che non mi crescano in serenità. Bravissimo, vai, vai, vai. Pensa che io sono un bambino, non ferire il mio cuoricino. Vieni, così ti bravi. Bravi. Sì. 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 Allora, intanto buonasera a tutti e a tutte. Volevo dire una cosa, adesso tra pochi minuti, sempre qua, i bambini più piccoli e le bambine possiamo fare il lenzuolo magico a Lele Cicabomba e poi a squadre, faremo il gioco dei diritti dei bambini e delle bambine, perché come avete detto sono 30 anni della convenzione dei diritti dei bambini e delle bambine, quindi è una data molto molto importante, che non sono solo parole, perché oggi l'associazione Cuore che Vede, con una piccolissima partecipazione della cooperativa di Sicaliani, sta facendo un mondo. Ti ringrazio veramente di avermi invitato. È la Cavallari. È la Cavallaro, certo, la scuola principalmente, altrimenti non esisterebbe niente senza i bambini e senza la scuola. Quindi se non vi allontanate, sicuramente non possono partecipare tutti completamente, ma una parte di bambini possiamo coinvolgerli, rimane come, anche come ricordo. Quindi allora, io consegno il microfono e ci vediamo al lenzuolo magico. Allargate, allargate il lenzuolo. È meraviglioso. Avvicinatevi qua vicino, qua vicino. Uno, due, tre. Aspetta. Caso. Aspetta. Allora, prima impariamo il nostro inno dei diritti. Oh, Alele. Alele Cicabomba.
imparare. Allora, oh Alele, più forte, non siete in classe, potete gridare. Alele cica bomba. Alele cica bomba. Bravo. Awassa awassa awassa. A zappa zappa zappa. A scuola ti dobbiamo mandare. Non ci va a scuola. Oh Ale balua balue. Oh Ale Ale balua balua. Ci siamo quasi. Adesso io tiro questa pallina. Vi raccomando, non la fate volare fuori dalla strada, perché altrimenti non la possiamo trovare più. Se non la pia di petto. Piano la piano dobbiamo. Oh. Vai, vai fuori. Alele. Alele. Oh, Alele. Oh, Alele. Alele cica bomba. Alele cica bomba. Awassa, awassa, awassa. A zappa, zappa, zappa. Allora, dove cade si riprende. Forza. Oh, Alele. Oh, Alele. Alele cica bomba. Alele cica bomba. Awassa, awassa, awassa. Awassa, awassa, awassa. Oh, Ale balua balue. Ale babu babue. No. Bocciato, bocciato. Anzi no, non si usa più. Puoi recuperare. È caduto, è caduto. Aspettate. Questo è il mio pannello. Che non è abituato a. Lascialo, lascialo colcato, colcato, colcato. Oh, così, coricato, così, dormi. E questo zabucca. Pronti? E vai! Di nuovo insieme! Oh Alele! Oh Alele! Io non sento voi, sento lui. Oh Alele. Alele cica bomba. Awassa awassa awassa. Oh Ale balua balue. Oh bravissimi e bravissime. Adesso abbiamo bisogno delle mamme che tengono il lenzuolo con noi. Ognuno di voi prende un angolino, le mamme che fanno solo foto, venite le mamme e papà pure. I siciliani sono 40 anni che lavorano sui diritti dei bambini e delle bambine. Se non ci siete voi con i vostri figli non abbiamo fatto niente. Allora le mamme, le maestre, tutti gli angoli devono essere coperti. Qua mi manca una mamma, qua mi manca una mamma. Si metta qua, si metta qua. Allora, al mio tre, ascoltate, al mio tre, gli adulti e le adulte alzano il lenzuolo, i bambini lo lasciano e passiamo da sotto e ci spostiamo di posto, ma molto piano, come se fossimo delle tartarughe, senza farci del male. Facciamo una prova. 1, 2, 3, alziamo il lenzuolo. Abbassate, 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 così loro dovranno stare a uscire. No, no, quando si abbassa il lenzuolo, tutti fuori, tutti fuori. Tutti fuori, chi tutti non fuori. Esce non può giocare più. Chi non esce non può giocare più. Uscite la chi testa non del esce, buco. Chi non esce non può giocare più. Chi non sì. esce non può no. giocare più. Allora, pronti? Allora, abbiamo capito, no, come funziona. I bambini e le bambine che non escono da sotto il lenzuolo, quando si abbassa, non li possiamo fare giocare perché non rispettano le regole. Perché è vero di parlare di diritti di bambini e di bambine. Allora, oh Alele! Io non sono abituata a parlare da sola. Allora, se io quando faccio Alele cica bomba vuol dire che abbiamo bisogno della distribuzione. Io dicevo che i bambini e le bambine che stanno sotto quando abbassiamo il lenzuolo non possono giocare perché si fanno male, muoiono soffocati perché questo è un materiale che non fa respirare. Quindi allora lo rifacciamo, è una prova, forza, 1, 2, 3, via! Abbassiamo, abbassiamo. Bravissime, bravissime. Ora sì. Allora, ho rispettato un altro gioco. La seconda volta. La terza sei fuori. Pronti? E
stare sotto, Giuseppe. Quando sono sotto è meraviglioso. Pronti? E su! Eccoci. Ok, fuori. Adesso facciamo una cosa ancora più difficile. Ehi, regola? Dov'è la regola? Le regole, signor regola? Allora, le regole. Allora, dicevo, adesso facciamo una cosa più difficile. Oh, Alele! Alele chica bomba! Awassa, wassa, wassa! Oh, Ale, balua, balue! La cosa difficile è che appena noi solleviamo il lenzuolo, noi adulti adulte, come vedete io parlo al maschile e femminile, perché uno dei diritti dei bambini e delle bambine è la loro differenza di genere, che è importante riconoscersi maschietta e femminuccia, è una cosa importante, quindi bambini e bambine, quando noi adesso alziamo il lenzuolo e andiamo giù ci trasformiamo tutti in gattini. Uno, due, tre. Adesso ci trasformiamo in che cosa? Il topolino e poi la rana. Piu, piu. No, squit fa il topolino. Come fa il topolino? Pau. No, ma neanche questo l'ho insegnato a scuola, il verso degli animali. Squit. Allora, forza, uno, due, Adesso facciamo l'ultimo animale, che il bambino aveva detto che era la rana. Vero, dillo tu. La rana. Come fa la rana? Bravo! Complimenti! Che sono rosso, come fai? Quello è un rospo! Il rospo della principessa! Fate il rospo così dopo ce lo mangiamo. L'obiettivo è questo. Vai. È il più bello di quanto mi aspettassi. Bravissimo. Vai là. No, Davide non c'è, c'è Marianne. Oh, Alele. Alele, ci trovo. Finita la palla ostia. Ora la prendiamo. Non disturbare il peso. Andrò Davino. Ah, Gerardo, bravo, grazie. Come ti pare? Bellissima festa. Vero? Bellissima. Ci tenevamo a fare una bella festa.